Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata recensirò rapidamente la mini bike Domios 100. L'ho comprata in offerta in una nota catena di articoli sportivi. Come potete vedere dal video, la mini cyclette viene consegnata in una piccola scatola con i componenti smontati. Basta però poco per montarla. Pedali, contapassi e pila vanno posti ad incastro, così come le due pedane inferiori. L'oggetto è molto piccolo, pratico, poco ingombrante. È un succedaneo perfetto di una cyclette da camera, ma ingombra obiettivamente un decimo, dato che gli manca il telaio, il sellino ed il manubrio. Può essere usata come una normale cyclette da camera, stando seduti su un divano, sulla poltrona oppure su una sedia, questo dice il manuale. Non si deve stare in piedi sui pedali. Portata massima 130 kg, telaio in acciaio, copertura in plastica, va pulita con un panno asciutto leggermente umido di acqua. Va riposta all'interno in casa, ovviamente in orizzontale. Pregi. Ingombro veramente minimo, praticamente un decimo di una normale cyclette da camera. Prezzo è competitivo, costa di fatto la metà di una cyclette entry level. Garanzia 2 anni, ovviamente conservando lo scontrino. Il manuale è multilingua, ma c'è anche l'italiano, l'inglese, il francese e quant'altro. Io ve la consiglio come acquisto per l'autunno e l'inverno se tornassero i tempi grandi del lockdown. Ah, il manuale dice che l'apparato come cyclette, cambiando posizione della pedalata, permette di lavorare come apparato di riabilitazione per persone anziane. Insomma, oltre che una cyclette piccolina da camera, può eventualmente lavorare come apparato, diciamo, per la riabilitazione di persone anziane. Quindi nel complesso è un bello oggettino, a mio avviso, economico. Questo è tutto, ciao, alla prossima!